Ed eccoci qui. Allora, dove dobbiamo andare? Allora, giù. Però non so se di qua o se di qua. Penso di qua. Vabbè, vediamo. Allora, andiamo. Perché apro una stanza se è già aperta? Vabbè. Allora, di qua proviamo. Apriamo una stanza piccola anche qui, tanto per... Ok, sì, era qua, perfetto. Quindi, così, poi così e poi... Boh, sinceramente. Allora, devo fare questa stanza, poi questa stanza e poi vedremo. Allora, ok. Dammi robe, per favore. Niente. Ok, niente di niente. Andiamo qua. Allora, una carta 6, che io ho ovviamente. Però vorrei usare una carta particolare. Tipo questa. Per la stanza che verrà creata dopo. Chiave della via. Eccola lì. Peter Pan. Wendy, stai bene? Sono venuto a salvarti con i miei tre nuovi bimbi sperduti. Forza, scendiamo da questa nave ed esploriamo l'isola che non c'è. Haha, non cresceremo mai. Senti, Peter, devo dirti una cosa. Voglio tornare a casa a Londra. Di cosa stai parlando? Resta sull'isola che non c'è e rimarrai piccola per sempre. Ogni giorno sarà un'avventura. Se torni a Londra, non sarai mai più una bambina. Crescerai e non ci rivedremo mai più. Lo so, Peter, ma voglio andare a casa lo stesso. Sono venuto a salvarti e a te non importa. Non importa di non rivedermi più. No, non capisci. Come vuoi, e visto che ci sei, salvati da sola, io me ne vado. Ehi, aspetta un attimo. Se no. Se n'è andato. Peter. Non è molto premuroso, vero? Ora che facciamo? Ehi, ho un'idea. Perché non rimandiamo la decisione a quando saremo sul ponte? Non mi sembra una grande idea, penso. Beh, ci sono altri guai che ci aspettano fuori. Wendy, tu resta qui. Cercheremo di creare un diversivo. Va bene, state attenti. Se resti qui, forse Peter cambierà idea e tornerà. E abbiamo fatto. Allora, sì, questa è la carta mappa che ho scelto. Adesso. Non vi ho fatto vedere Peter, sono stato un grande genio, ma comunque qua c'è gli attacchi. Allora, Glide, e adesso, Furia di Pan. Peter Pan potrebbe essere definito una specie di Aladdin, perché è molto forte. Peter si libera in cielo, e si scaglia sui nemici per un lungo intervallo di tempo. Premendo triangolo può attaccare, e otterrete tanti punti moguri. È davvero buono, Peter. Davvero, davvero buono. Adesso, io direi. Ci vediamo tra 2 secondi davanti alla stanza del boss. O meglio, davanti alla stanza Moguri. Ed eccoci qui.
nella stanza Moguri. Allora, ho già fatto il mazzo e mio Dio quanto sono salito di livello. Sono al 42? Esatto, al 42, mio Dio, ci ho messo i secoli. Allora, rompiamo tutto, però ho ottenuto un bel po' di cose off camera che vi voglio far vedere. Mamma mia, quanto sono felice. Allora, qua non c'è nulla. Allora, intanto questo è il mazzo, dovrei modificarlo tra poco. Comunque, ho ottenuto arpa fatata 0. Mio Dio, quanto è buona. È davvero buona. Allora, prendiamo le carte dal Moguri. Ok, se erano tutte eroica davvero ridevo. Adesso, ho da vendere un bel po' di carte. Però, le carte che devo vendere, a parte Aero Zero va benissimo da vendere. Le carte che devo vendere sono altre. Dov'è quell'altra? A parte il pirata, cambia il valore di tutte le carte in 0. Però, eccolo qua, un altro pirata aereo e basta. Sì, basta così. Allora, compriamo qualche carta. Dammi Cloud. Quanto tempo per avere un Cloud, mio Dio! Secoli per avere un Cloud. Dammene un altro. Assolutamente no. Allora, mio Dio, quanto! Quanto tempo per avere un Cloud! Oh mio Dio! Allora, ce l'ho fatta finalmente ad averti, Cloud. Ora però mi manca uno solo di te. Oi oi. Allora, 150. 150, non ce la farò mai. Mi basta aver preso un solo pacchetto di questo, aver trovato Cloud. Mi basta. Forse riesco a prendere, anzi no. No, basta così, va bene. Allora, cerco di modificare un secondo il mazzo. No, va bene così, dai. Va bene così, non importa. Allora, la strada giusta è quella davanti. Quindi tutta a dritto. Allora, meglio salvare, non si sa mai. Cosa che avevo fatto prima. Ma meglio risalvare, non si sa mai. Forza, perfetto. Ok, adesso vi mostro il mazzo e poi andiamo dal boss. Qua non c'è nulla. Allora, il mazzo è il seguente. No. Allora, incrocio sonico, terremoto. 2-2-2, ah sì. Ho ottenuto Ultimo Arcanum al 42, mio Dio, è fantastico. Sferra fino a 13 attacchi consecutivi contro il nemico. 3 carte d'attacco, somma totale da 1 a 6. È molto counterabile, ma mio Dio se fa danni. Allora, poi se non erro, non ho preso altro a parte Aerora e Aeroga. Transfer del Raid Tuono. Non usate Raid Tuono, capirete poi perché, ve lo spiego dopo. Ok, non c'è più altro. Allora, incrocio sonico, terremoto, Ultimo Arcanum, Raid Fuoco, Attimo Letale, Blitz, Attimo Letale, incrocio sonico, incrocio... no, Blitz, anche questo. Carte per Raid Fuoco. Gran pozione, doppia energia. Ho ottenuto qualche carta energia, nel caso. Tanto per potenziarla. Poi, 3 carte zero, ovvero testa di zucca, arpa fatata e eroica. Forse meglio mettere così, dai. Poi, il Bau Bau, perché la vita è fantastica. E il genio, Jafar genio, per Ultimo Arcanum. Quindi sì, andiamo subito. 30 e chiave. Ora è bella dura la cosa. Adesso 6, 5, 9, adesso.
5. Tanto per... Ma sì. E comunque sì, ho già preso la chiave del premio. Chiave della via! Finalmente siamo fuori. No, siamo usciti. Eccovi qui, furfanti. Vi insegno io a giocare ai clandestini sulla mia nave. Amici di Peter Pan, scommetto. Siamo suoi amici? Non sembrava che lui la pensasse così. Già, visto come se n'è andato, ha persino mollato Wendy. Non ho finito di parlare. Come osate ignorarmi e complottare alle mie spalle, mocciosi incivili? Siete in combutta con Peter Pan, non ci sono dubbi. Se lo dici tu. Ma non importa, devi farci scendere da questa nave. E Wendy verrà con noi. Scordatevelo, mascalzoni. Uncino è un passo avanti a voi. Wendy! Se fate storie, Wendy farà una nuotata tra gli squali. Non ci credo. Preferirei non farlo. Dopotutto, Wendy mi serve come esca per quel dannato Peter Pan. Allora non mi resta che abboccare, stoccafisso. Peter! Eccomi, uncino. Ti sono mancato? Brutto insolente! Oggi pagherai per avermi preso la mano! Oh oh! Oh 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 oh! È l'ultima volta che ti prendi gioco di me, Peter. Ti infilzerò allo spiedo. Ed ecco qui, Uncino. State attenti, questo coso è immune all'elemento tuono. Perfetto. Allora, attenti. Ho sbagliato, ho rinunciato ad Ultimo Arcanum. Assolutamente no. Quell'attacco fa male. Allora, questo schifo avrà una tattica particolare che ovviamente vi farò vedere. Vai. Ok, ovvero usare tutti i zeri. Dovrebbe avere tutti i zeri e slot unità. Non mi ricordo il nome, del Marineon. Quindi state veramente attenti. Ok. Allora, dovrebbe farlo tra poco, voglio farvela vedere, se ovviamente la fa. Ecco, tutti i zeri. Guardate qua, tutte carte zero. Allora, anzi no. Grazie Peter, ti dobbiamo un favore. Beh, all'inizio pensavo di lasciarvi fare da soli, ma sembrava che vi servisse proprio una mano. Però devo dire che ve la siete cavata piuttosto bene.
Senti, Wendy, a proposito di Londra, sei sicura di non voler cambiare idea? Peter, mi dispiace, ma voglio davvero tornare a casa. Lo temevo, tutti crescono e da grandi dimenticano sempre. Prima dimenticherai come ci si sente da bambini e poi dimenticherai anche me. Come puoi dire questo? Peter, io non ti dimenticherò mai e poi mai. Certo, è quel che credi ora, ma quando proverai a ricordarti di me, i ricordi saranno spariti. Dimenticherai poco a poco. No, dimenticherai poco a poco, un ricordo alla volta. E quando sarai grande, non ne avrai più neanche uno. Non dire così. I ricordi, anche quelli importanti, non tornano quando ci pare. Ma non significa che sono scomparsi. È come se dormissero. Così, quando succede la cosa giusta, la memoria si risveglia e noi ricordiamo. I ricordi scolpiti nel nostro cuore non scompaiono mai, ne sono sicuro. Ha ragione, Peter. Mai, eh? È buffo, i grandi non dovrebbero più riuscire a vedermi. Ma ho la sensazione che per voi sarà diverso. D'accordo, Sora. Se dici che ci rivedremo, allora ti credo. Oh, Peter. Andiamo, Wendy. Londra ci aspetta. Arrivederci, Sora. Sono curioso di vedere come sarai da grande. Cosa c'è, Trilli? Deve essere un regalo da parte di Peter. Forse non è poi così sconsiderato, dopo tutto. Aglio! Un altro regalo di Peter? Che regalo sarebbe? E abbiamo finito, perfetto. Allora, abbiamo ottenuto tante, tante cose. Innanzitutto, meglio rompere tutto, come dire. Allora, dove siamo? Ok, siamo qua, very good. Ora aveva un senso, come dire, perché andare qui era solo una stanza di allenamento. Quindi fare uno, due ed era tanta roba. Perché ovviamente le stanze devono combaciare quelle della fine. Adesso che carta è? Stop. 7, very very good. Utilissimo per, ovviamente sapete cosa. Allora, qua, niente. Allora, dicevo, abbiamo ottenuto un bel po' di roba. Ovvero, perfetto. Punti moguri che sono sempre utili. Allora, quanti? 12. Adesso, sì, devo farveli vedere. Allora, abbiamo ottenuto Trilli. Cosa fa Trilli? Trilli fa recuperare punti vita per un certo intervallo di tempo. Di questa ve lo farò vedere tra 2 secondi come. Poi abbiamo ottenuto, eccolo qua, Uncino. Lascia con un punto vita dopo un colpo critico, a patto di aver 2 o più punti vita. Dovrebbe darvi una chance, se mi ricordo è il nome. 35. Costa veramente poco anche se è OP come lo schifo. Dura per 3 colpi. Però ovviamente attenzione, dovete avere più di 2 punti vita. Quindi se avete un punto vita e l'avversario vi riattacca, andate KO.
Se invece venite colpiti, vi curate, venite ricolpiti per andare KO, vi salvate. Quindi un cino è davvero utile, soprattutto in modalità esperto. Adesso devo far vedere Trilli, perché... Sì, Trilli, ecco, baleno. Non chiedetemi perché baleno. Trilli fa recuperare molti punti vita per un certo intervallo di tempo. No, per un intervallo fisso di tempo, ok. Dovete ovviamente spammare triangolo. Però con tripla Trilli, mio Dio, si guadagnate vita per tantissimo tempo. Quindi, se adesso salvare, assolutamente salvare, qui, forza gioco, perfetto, e Castello dell'Oblio. Take the hint. I told you to go home. Not until I rescue you and Naminé. I don't remember ever asking you to rescue me. Did you forget? Kairi's there, waiting for us both to come home. You're the one who forgot. I told you at Kingdom Hearts when we closed the door. Take care of Kairi. Give it up. I'm not going back to the islands. For anything. It's not just for Kairi. What about the rest? You can have those losers. Already forgot them. That's enough. What about you, Sora? Do you actually remember what they all look like? Of course I remember. Don't feel bad. That's what this castle does to you. After a while. It's good. You forget all the useless stuff and remember, for the first time, what really matters. I remembered it, Sora. I now know the one thing that is most important to me. Protecting Naminé. Nothing else matters. Not a thing. Hey, Riku. I think I'll jog your memory. Go ahead and try. Ed ecco di nuovo Riku. Allora, questa volta è ovviamente leggermente più forte, perché contrattacca di più. E basta, questa è l'unica cosa. Adesso vai. Guardate quanto danno. Mio Dio. Allora, ok.
Too bad, Sora. You can fight me all you want, but I still won't remember a thing. Come on, Riku. Let's quit fighting. Let's go help Naminé. Together. Right. So like you. Sora, you're always trying to worm your way into my heart. Hold on. When did I ever do that? Huh. You forgot that too? You never cared. It never mattered to you! You won't push me away. Quel Riku è così cocciuto! È sempre stato così? Quando avrai aiutato Riku a ritrovare i suoi ricordi, farete pace in un lampo. Does it hurt, Naminé? Watching your two childhood friends fight, all because of you. You have my sympathies from the heart. But don't waste your time. We nobodies can never hope to be somebodies. I don't get it. Riku and I, we both want the same thing. Both of us want to help Naminé out. How come we're fighting each other? I mean, Riku and I have argued about stuff in the past, but... Could be because you care what happens to each other. Hmm. I really thought so too. But... maybe Riku doesn't. Your dad gave up your friends. Tied together. Sora, Riku, and... What's her name? Hmm. It seems our memories are fading mighty fast. Sora, we gotta hurry. I bet Riku will come around if you just talk to him. You're right. We three were never apart. Me and Riku and Naminé. E abbiamo finito. Perfetto. Kai Quack. Che strano. Non mi viene in mente il suo nome. Chissà di chi. Sarà bello quando tu, Riku e Naminé potrete di nuovo ridere insieme. Ah, abbiamo fatto, finalmente. Quindi, nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Re-Chain of Memories, andremo in un nuovo mondo. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!